questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, o violino zigano. Sulle note di violino zigano vi presento l'ospite di oggi, un noto imprenditore abruzzese, poi ci dirà lui di che cosa si occupa, ma ve lo presento oggi come presidente di una squadra di calcio che milita in eccellenza, eccolo qui, Mario Aurora. Da quanti anni sei presidente di questa squadra? 36 anni. 36 anni, cioè, una vita intera. Due altri amici. Miglianico, vi ho detto, è in eccellenza, il campionato di eccellenza è stato vinto proprio domenica scorsa dal Sulmona, sì. Quindi un campionato molto articolato, molto interessante, vero? Sì, cioè, abbastanza. Un bel campionato che coinvolge tutte le realtà regionali. Voi domenica scorsa avete pareggiato con Francavilla, quindi anzi, sì. Voglio ricordare a chi non fosse addentro al mondo calcistico dell'eccellenza che abbiamo il Sulmona, che ho detto che aveva. Poi c'è il Giulianova, e poi c'è il San Salvo, Montorio, La Torrese, Miglianico, Pineto, Casalincontrada, Francavilla, Vasto, Roseto, Civitella Roveto, Altina Rac, Altino Rocca, Alba Adriatica, Capistrello, Ortona, Sant'Egidio, Guardia Grella. Insomma, belle realtà regionali. Senti Mario, una curiosità. Intanto tu sei un imprenditore nel settore meccanico, mi pare. Ma costruiamo macchine agricole. Macchina, la Sigma, mi pare. Sigma che di Miglianico, sì. Una bella realtà anche questa, no? Esatto. Come e perché sei entrato nel mondo del calcio? Ma lo è sempre stato, perché da giovane mi piaceva il calcio, l'ho praticato a certi livelli, poi ho avuto la voglia, insieme ad altri amici, di ridare vita a una squadra spenta del paese, da lì l'abbiamo portato ad ottimi livelli. Avete fatto anche la quarta serie? Abbiamo fatto la Serie D. La Serie D per 3 anni, che ci ha dato lustro in un livello. Una Serie D dove avete incontrato l'Ancona, il Rimini, insomma. Sì, in realtà. Piuttosto. Marchigiane, emiliane, molisane. Piuttosto articolato. Articolato. E ci ha dato gioia di partecipare. Gioia, ma anche preoccupazione. E preoccupazione. Intanto il nostro regista Leo Di Blasio sicuramente ci farà vedere delle immagini del tuo Miglianico. Ma la domanda potrebbe essere, ecco qui c'è il sito proprio Miglianico Calcio. Miglianico Calcio, intanto vediamo, Miglianico è una cittadina di quanti abitanti più o meno? 5.000. 5.000 abitanti. Riesce a sostenere una squadra di eccellenza? Forse no, siete voi. Ma che... si fa fatica in eccellenza, e ora ancora di più in Serie D. In eccellenza, diciamo, abituati un po' a quel trend alto, sì. Lo facciamo con sacrificio, ma meno pesante. Qual è la molla che spinge un imprenditore a diversificare, cioè a togliere anche tempo, energia in definitiva dalla propria attività primaria per dedicarsi al calcio? È un modo di regalare qualcosa alla città in cui si vive e si opera? Ma no, lo penso egoisticamente, penso è l'amore che provo io per il calcio e la gioia che mi dà a condividere e partecipare a queste gare di... Come risponde una cittadina tipo, la domanda può essere banale, però mi serve per chiarire anche agli amici che ci ascoltano questo tipo di realtà. Miglianico è a pochi chilometri da Pescara, voglio dire, no? Sì. Pescara quest'anno porta la Serie A, l'anno prossimo porterà forse, malauguratamente, la Serie B. Non so, c'è Lanciano vicino, sì, che sì. Porta una Serie B. Allora, c'è ancora questa sorta di amore per il campanile, per cui uno dice, vabbè, il Pescara in Serie A me lo vedo in televisione, però il Miglianico è mio e me lo vedo. Bravo, quello, per quanto mi riguarda è così, anche se il Pescara è in Serie A e gioca la mia squadra del cuore, che in questo caso è la Juve, io preferisco vedere la squadra del Il Miglianico e non andare a vedere il tuo campanile, è quello il tuo campanile. Che mi dà gioia. Che ti dà gioia. E il rapporto del presidente... Io faccio adesso mente locale, non so, il presidente della Pescara Calcio, per non parlare poi dei presidentissimi tipo Moratti, sì, che sono così lontani, sembrano
inarrivabili. Inarrivabili in certe torri d'avorio. Invece ho l'impressione che forse il presidente Mario Aurora, presidente del Miglianis, sta in mezzo alla gente. No, assolutamente, io lo vivo. Amo vivere in mezzo alla gente, in mezzo agli atleti. Cioè la gente ti incontra per stare presidente, insomma. Ma ecco, mi fa piacere, condividere la stessa passione con altri presidenti. E la cosa più che mi dà gioia, sinceramente, è rincontrare tutti gli atleti che hanno fatto parte della Miglianico del passato, rincontrarli e riabbracciarsi con affetto. Voi siete giallo-blu, mi pare. Giallo-blu, sì. C'è una motivazione per questa scelta di governo? Prima erano solo giallo, canarini, molti anni fa. Sì. Poi abbiamo fatto giallo-blu per dare una tonalità un po' diversa. Vedo che avete anche un piccolo stadio molto, molto... Sì, è stato rifatto in erba sintetica 6-7 anni fa, da quando stavamo per militare in eccellenza, al secondo ritorno. È una bella tribunetta coperta, 1200 posti. Abbiamo avuto problemi quando eravamo in Serie D, quando venne il Chieti, Teramo e altre grosse realtà che, insomma, come capienza era un po' limitata. Un po' limitata. E il tuo allenatore è Tatomir. Sì, Tatomir. Soddisfatto per come è andato il campionato quest'anno? Sì, sì, bravo. Che siete in sesta posizione, mi pare. Sesta posizione. Ma tranquillità assoluta. Il nostro programma era quello di disputare un campionato con dei giovani, del vivaio, e a raggiungere una salvezza tranquilla. Cioè è venuto. C'è qualche presidente, c'è qualche realtà nella tua formazione che potrebbe essere? La domanda è questa. Adesso si dice in questi giorni che Pescara stia cercando di realizzare una sorta di gemellaggio sportivo con il Teramo. Sì. E vabbè, nulla osta. Giusto. Però io mi chiedo, ma piuttosto che fare un gemellaggio con il Teramo, non sarebbe bello fare un gemellaggio con l'Abruzzo? Cioè dire questo, sì. Tutte le realtà, voglio dire, se per esempio il presidente Mario Aurora avesse nelle sue file un ragazzino, piuttosto che mandarlo a Parma o piuttosto che mandarlo a Verona, lo manderebbe a Pescara, ma, o no? Sicuramente. Ma in passato è stato l'inverso, la Miglianico Calcio ha sempre fatto ammenda di giocatori dalla Pescara Calcio che non entrassero nei loro piani per farlo giocare in categoria. Per farli giocare, fargli fare un po' di esperienza. È ovvio che qualora, mi auguro, che qualche ragazzo venga fuori dal nostro vivaio, noi saremo noi ben lieti di proporlo alle realtà abruzzesi. Ma c'è mai stato un contatto diretto tra voi, Miglianico, e la Pescara Calcio per cercare, oppure con il Lanciano per cercare una simbiosi utile a far sì che voi poteste avere dei giocatori da far maturare e nello stesso tempo dare dei vostri giocatori alla Pescara Calcio? Beh, noi finora non abbiamo potuto darglieli perché non erano il nostro vivaio, è ripartito 6-7 anni fa, adesso stanno venendo dei bei ragazzi che in prospettiva potremmo darli. In passato abbiamo solo preso, dalla Pescara Calcio, che faceva un bel settore che a noi andava molto bene. Senti, se tu ti do del tuo con molto rispetto, però comunque Mario, Presidente, naturalmente tu pensi con una squadra di eccellenza di avere anche la possibilità di non stare sempre a comprare giocatori, ma di avere dei giocatori che nascano in zona, no? Esatto. Quindi ci state puntando un po' al settore giovanile. Ripeto, da molti anni abbiamo ricreato il nostro settore giovanile che adesso sta arrivando, dopo 6-7 anni, sta portando dei giovani a livelli tale che quest'anno 5-6 di essi hanno fatto parte dell'eccellenza, quindi è un modo per abbattere i costi. Sì. E dare spazio ai nostri tesserati. Che rapporto c'è tra voi? La scuola di solito è un serbatoio di forze giovanili. Che rapporto avete, per esempio, voi con la scuola o con le scuole che ci sono? Sì. E cerchiamo sempre di divulgare negli insegnanti affinché portino i ragazzi a praticare calcio dai pulcini e andando su. E vedo che sta rispondendo il paese perché abbiamo un centinaio di ragazzi che fanno dai primi calci andando su. La cittadinanza risponde, sì. Risponde perché noi facciamo opera sociale per certi versi, perché molti giovani da 5 anni andando su... Li togliete dalla strada. Li togliamo dalla strada. Usiamo la parola vera. È bravo. Li togliete dalla strada. Poi naturalmente un ragazzo che sta un paio d'ore sul campo a correre, non ha tempo e voglia di stare a dedicare ad altre cose. Altri vizi. Vedo che ultimamente le madri assistono ben volentieri, i ragazzi fanno scuola e poi lo riportano
a casa loro. Senti, il clima di una partita di calcio di un paese, detto con rispetto, insomma Emiliano non posso considerarla città, no? No, assolutamente. Ti racconto un episodio simpaticissimo che racconto sempre ai miei figli. Io nella mia attività giornalistica, soprattutto all'inizio, quando ero al Messaggero, ho lavorato in Inghilterra. Lavorando in Inghilterra mi chiedevano di dove fossi e io dicevo che ero di una città sull'Adriatico, Pescara. Allora mi chiesero: ma quanti abitanti fa? E io dissi, allora erano 120.000 abitanti, dissi 120.000, mi guardò e mi disse village. Io avevo detto una città sulla terra, quindi 120.000 abitanti, un villaggio, no? Un village. Allora perciò dico io, Miglianico, non dico città, con tutto il rispetto, dico un paese. Dai, un paese. Ecco, la realtà di un paese, per esempio il Miglianico va a giocare con l'Ortona, mi pare che Ortona stia lì vicino. Certo. Com'è il campanile? C'è? Ma c'è il campanile, ma non è più quello di 20-30 anni fa, dove c'era molto astio. Si sentiva di ci più. Si conosce molto, quindi c'è una rivalità calcistica fine a se stessa. Fine a se. Che poi... Una volta i campanili facevano sentire veramente il suono. Ma anche i tifosi erano un po' animati, si andava molto spesso alle mani. Quanto la televisione, secondo te, ha aiutato a far crescere i tifosi e gli sportivi? Me tantissimo, tantissimo, vero? Ha educato un po' tutti quanti noi, dai. Secondo te, da presidente, quanto pensi che la società, cioè lo Stato, dovrebbe intervenire per aiutare soprattutto le piccole realtà? Voglio dire, il Milan, l'Inter, la Juve si aiuta da solo. Sì. Un Miglianico non può vivere soltanto sulle spalle, non so, del presidente o del gruppo del suo consiglio, certo, no? Certo. Dovrebbe subentrare lo Stato in qualche modo ad aiutare, tu che dici? Io dico che più che lo Stato è la federazione. La federazione. La federazione che poi ad alti livelli in Serie A divulga tutti i proventi della pubblicità, che sono milioni e milioni di euro. A cascata, a noi che siamo la base, dove facciamo la base del calcio, qualcosina dovrebbe arrivare, o quantomeno toglierci tutte le adempienze, l'iscrizione, costi su costi, che già ci pensa che in pesano parte. Molti. Io dico una cosa, non facciamo naturalmente digressioni politiche, per l'amore di Dio, se vi do l'impressione che stia parlando di politica, perdonatemi, non chiedo venia anzitempo, però dico che gli stati totalitari, parlo di una Russia di altro tempo, parlo di una Cina di altro tempo, parlo di una Germania di altri tempi, hanno sempre dato molto spazio allo sport, perché attraverso lo sport uno si presentava, era una, diciamo, una carta d'identità, no? Andando nel nostro piccolo, però, nel nostro piccolo, anche un paese tipo Miglianico, presentando la sua squadra di calcio o le sue attività sportive collaterali, presenta una sua carta d'identità, certo, no? Certo. Allora dico, perché non far sì che certe energie vengano rivolte affinché i presidenti di queste piccolissime società non siano lasciati soli, ma vengano aiutati, considerando che loro in definitiva che cosa fanno? È vero che portano avanti un discorso egoistico, tra virgolette, sì, sì, della squadra di calcio, ma è anche vero che fanno una funzione sociale molto importante. Penso, importantissima. È una funzione sociale davvero importante. Allora io dico, perché lamentarci se poi l'Italia in generale, per esempio, non arriva a certi livelli nello sport, se allo sport non gli diamo quello che gli serve? Certo, certo. E ti faccio una piccola digressione, lo faccio a te Mario, ma lo faccio soprattutto a coloro che seguono la nostra trasmissione. In Nuova Zelanda, per esempio, dove il rugby è di un valore assoluto, certo, il rugby è insegnato come materia scolastica nelle scuole elementari, certo, e così si va avanti. Il rugby nei college inglesi, per esempio anglosassoni, viene insegnato come l'ora di educazione fisica di rugby, insomma, no? Certo. E allora è chiaro che hanno dei rugbyisti ad altissimo livello. Se noi potessimo fare nelle scuole italiane l'ora di calcio, che poi sarebbe stupendo. I ragazzi lo amerebbero ancora di più, forse. Forse lo amerebbero ancora di più. Io dico, e faccio mia una frase che è di un mio collega giornalista del Corriere dello Sport,
Dante Capaldi, che è stato anche un professore e preside di scuole, lui diceva sempre: noi dovremmo avere non un'ora di educazione fisica alla settimana, ma dovremmo avere un'ora di educazione fisica al giorno a scuola. Certo. Oltretutto si darebbe il lavoro anche ai vari professori. Senti, io non vorrei toccare il tasto dei soldi perché è antipatico, anche perché poi un presidente ha pure una famiglia dietro le spalle e chissà se le famiglie sono sempre soddisfatte delle idee. Però quanto Emilia Di Mazio, se me lo puoi dire, quanto costa gestire una squadra di eccellenza? Ma l'eccellenza lo si può fare in molti modi, come lo stiamo facendo oggi può arrivare dai 130 ai 150, perché sì, abbiamo voluto inizialmente proprio badare al bilancio, perché i tempi consigliano di essere oculati. Molto, perché da quanto ho capito soldi dallo Stato non arrivano. No, assolutamente. Le amministrazioni comunali poco. Poco, sì, poco. Quello che possono. Ovviamente. Quello che possono. Il pubblico poco, perché in definitiva se tu hai 5.000 abitanti, poca roba. Ne porti 500 allo 3-400, Stato, 3-400. Quindi non è che può essere un grosso... Gli sponsor aderiscono, però in questo momento critico dell'economia, quindi anche gli sponsor fanno fatica un attimino a onorare gli impegni presi. Senti, parliamo a livello utopistico, cioè un sogno, no? Diceva, I have a dream, io ho un sogno. Il sogno di Mario Aurora come presidente di una società piccola, quale potrebbe essere? Ecco, se tu dici... Mi piacerebbe che succedesse questo a livello politico, a livello amministrativo, a livello organizzativo. Qual è il sogno? Per far sì che il calcio diventasse davvero una materia di vita. Il calcio, secondo me, per fare qualcosa di positivo, un sogno, ci vorrebbe un pacchetto, una condivisione più ampia. A parte che il presidente, molte volte uno è presidente, però forse gli altri a cascata poi non hanno l'ardore, la voglia di fare. Io vorrei fare una forma di presidenza condiviso, un pacchetto di più presidenti dove tutti condividono questo progetto nel bene e nel male. Quindi facendo così penso che si possa raggiungere dei risultati più ambiti spendendo di meno. Perché a livello politico tu pensi che le amministrazioni, per esempio voi a livello comunale potete chiedere poco, ma a livello provinciale forse potrebbe chiedere qualcosa di più? Sì, a livello regionale anche? Sì, una volta la regione stanziava un pacchettino per le società di eccellenza, era simbolico, però era un... Poteva aiutare. Tutto, ti dava uno stimolo. Purtroppo da molti anni sia la provincia che la regione non divulga più niente per il calcio. Ed è un grosso peccato. È un grosso problema. Ci potrebbe essere, secondo te, visto che tu sei un creativo, poi come diceva Einaudi, la forza della nazione sta proprio nelle piccole imprese, perché si fanno camminare la testa, come diciamo, cammina la coccia, come dicevano in Abruzzo, no? Per esempio, tu avresti qualche idea da proporre, da poter dire, signori, potremmo fare questo per aiutare il calcio regionale? C'hai qualche idea in mente? Al momento no. Però ci si dovrebbe pensare, vero? Perché in definitiva quello che io mi chiedo, e me lo sono chiesto tante volte, ma qual è la molla che effettivamente spinge un personaggio a diventare responsabile di una società di calcio quando, se vai ad analizzare alla fine della stagione, le soddisfazioni sono poche e le sofferenze sono tante. Esatto, hai detto benissimo. E allora perché uno lo fa? E poi diventa come una droga, tu ci trovi dentro, non riesci a farne a meno. Poi molte volte lo si è tentati di lasciare tutto, però diventa un affetto per tutti i giovani che sono nel vivaio. Tu dici, ho messo la faccia. Tanti anni. Poi abbandonano questi ragazzi come se io avessi un'alternanza, qualcuno mi diceva, presente, voglio fare io. Allora, io bevo le fresche forze. Condividendo con forze fresche. Però purtroppo l'appello viene fatto, però non la viene risposta. Sembra... E beh, anche perché egoisticamente uno dice, sta Mario Aurora. però io dico, che Mario ci vuole rimanere, ci potrebbe rimanere, però avendo delle forze fresche che dirò l'infa vitale voglia di fare, si può rinnovare un progetto che possa maturare con obiettivi più ambiti. I figlioli tuoi come tu hai
Tre figli. Io ho un figlio maschio che mi segue nel calcio, gioca da calcio toccando, figlie femmine che stanno in azienda. In azienda. Però nel mondo del calcio c'è il maschietto che c'è. Sì, sì, ci sì, sta sì, pure sì, lui tranquillo. Sì, sì, quindi vi sostenete. Sì, sì, ci consigliamo a vicenda. Vi sostenete a vicenda. Senti un po' una cosa, il fatto che il Sulmona sia tornato, che ha vinto il campionato, era logico? Ma sì, era logico che ha allestito una squadra di primo ordine, quindi era giusto che vincesse. E ciò si è verificato. Ma beh, secondo te, Mario, il Giulianova ha sbagliato qualcosa quest'anno? Forse avrebbe potuto, ma vero? Giulianova era partito per fare quel progetto, però sono partiti un po' tardi, con delle idee un po'... Io ricordo che negli anni andati il Giulianova si faceva notare in campo nazionale, soprattutto per il vivaio. E io mi ricordo che la capacità a Giulianova di creare dei giovani calciatori era immensa. Sì. E sono usciti dei bei talenti. Atleti, un Tancredi, giusto sì, per fare certo un nome. Dalle tue fila, dal Miglianico Calcio, è uscito qualcosa? Io adesso non sono molto addetto. A livello di Serie A non c'è arrivato nessuno. C'era un certo Scioli, un grosso giocatore una volta, che era ambito da Tom Brosato e Pescaro, però lui è attaccato al Migliano, non vuole andare da nessuna parte, insomma. E non ha lasciato. Per esempio una realtà tipo Verratti che è uscito così, te l'aspettavi? Che quello è un dono di Dio, proprio. Quello è proprio un dono di Dio. Perché io non so quanto tu sia legato alla fede, io credo molto e penso che nella vita effettivamente ognuno di noi ha dei talenti che ti vengono da Dio e non da nessun altro, perché io credo che adesso faranno a gara tutti per dire io ho creato Verratti, io sì. Verratti l'ha creato Dio, l'ha dai. Creato Dio e basta, perché è vero. Ragazzo che ha un talento del genere non gli ha insegnato nessuno, è vero? Non è che è nato da un vivaio tipo Milan, esatto. Lui è nato da realtà di Letto Manoppello, che il Signore gli ha dato questa, e che questo pregio, inserito in una realtà calcistica di livello mondiale, niente, sta lì come se ci fosse nato in quella quello ci fa onore e ci fa voglia pure di rinnovare questi settori giovanili con la speranza che ogni società ogni tanto possa arrivare un talento del genere da lontano, che poi sono pochi chilometri Miglianico Pescara, ma da lontano tu come vedi questa realtà del Pescara? Ma io sembro amato in realtà del Pescara Calcio, perché la più grossa realtà calcistica abruzzese, e nel passato ci ha dato il dono della Serie A, che si è ripetuto più di una volta. Sì. Forse quest'anno, non lo so, io pensavo che avesse fatto meglio. Sì. Avesse fatto meglio, saranno stati sbagliati degli acquisti. Qualcosa c'è stato che non è andato per il verso giù. E adesso questo fatto che si parla molto dei russi che vogliono venire, tu come la vedi? Vabbè, se vengono delle multinazionali a investire a Pescara, ben venga, vuol dire che ci farà vedere del bel calcio. Senti, ci sono molti paesi dell'Abruzzo che vengono corteggiati, questi paesi, soprattutto dagli inglesi, no? Nella zona dove... L'entroterra. Nella zona dell'entroterra. Lì a Miglianico c'è qualche interesse? Ma veramente Miglianico non ha, perché tutta la realtà che c'è è tutta costruita, non c'hanno ruderi abbandonati, quindi che potrebbe... Voi siete una realtà... Vitale. Vitale, non sprechiamo niente. Senti, a livello, tu, come ho ricordato prima, ti interessi soprattutto di produzioni meccaniche. E lo fate da sempre, insomma, vita, questa è un'attività di papà, mi pare, no? Più di 50-60 anni. 50-60 anni. Però poi so che Miglianico ha la sua realtà vinicola che è molto seria, molto esatto, importante, sì, vero? Sì, sì, sì. E quando il Miglianico Calcio stapperà una bella bottiglia di vino buono per una vittoria finale, ci sarà? Che dici tu? Beh, mi auguro di esserci e che non sia il promotore, anche se non sarò il promotore, mi auguro di rifesteggiare con qualche altro. Perché voi, Mario, in definitiva avete avuto 3 anni splendidi di quarta serie, sì, no? Certo. E eri tu il presidente della promozione, sì, 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 quindi sì, hai sì, vissuto quei momenti, certo. Come te li ricordi? Una gioia immensa. Ma ti ha fatto paura pensare che eri presidente una squadra di quarta serie, dici chissà quanti? No, sapevo cosa mi aspettassi, mi sono preparato, sono stato consapevole. Ma quindi se per esempio quest'anno oramai sei andato in Sulmona, se l'anno prossimo il Miglianico, chi potrà avere ancora il Giulianova davanti, ma insomma potreste anche farcela. Ma no, ma vedi, bisogna ricreare delle strutture tali per
fare un progetto condiviso, come dicevo io. Tu parti sempre dal progetto, senza... Se ci fosse delle realtà di persone che vogliono condividere questo progetto, io accompagnerei tutti quanti, però rifare una scalata in Serie D, che sono costi notevoli... Per poi tornare giù, tu dici non vale allora preferisco gestire un'eccellenza con il nostro vivaio. Vedi, tu parli del Miglianico e io vedo che la realtà del Miglianico nel suo microcosmo mi sta facendo pensare al macrocosmo pescarese. Fare e raggiungere la Serie A senza un progetto significa perdere dei soldi, perché ti fai la Serie A e torni giù con tanta amarezza. Quindi forse sarebbe stato meglio, progettare bene, conquistare una Serie A per restarci. E lì forse sono scaduti dei meccanismi tali in società, non hanno saputo quantificare bene la situazione. Bene, ma cosa siccome loro... questa puntata è dedicata a Mario Aurora e al Miglianico, lasciamo perdere il Pescara. Mi interessava soltanto come studio, come analisi di una situazione, per capire bene qual è la ricchezza che può venire dal calcio. E siccome ho capito, ma non da oggi, ma tu me ne hai dato una conferma, che col calcio non ci si guadagna. Assolutamente no. C'è solo, solo un'attività. Tempo, anche la faccia. Energia, la faccia, perché quando si vince hanno vinto tutti. Bravi. Se perde ha perso solo Mario. Per esempio, non potevi comprare. La nota no. Dispiace, però poi l'amore per il calcio è talmente... Ecco, questo vedo. E la cosa stupenda è questa, io vedo i tuoi occhi mentre parli che brillano, perché parli del calcio, è come se stessi parlando, con tutto il rispetto adesso per la signora che non deve essere gelosa, ma è come se tu stessi parlando di una gran bella donna che si chiama Miglianico Calcio, sì, sì. E che ti riempie provi gioia di quello che fai, che credo. La domanda è di colore, ma la signora è gelosa di questo tempo che tu dedichi al... Ma inizialmente lo è stata, poi adesso ha capito che lo ama, mi segue, quindi condivide con me È diventata tifosa pure lei. Condividi piacere e dispiaceri. Piacere e dispiacere. Noi siamo giunti al termine di questa nostra puntata. Mario, i nostri 30 minuti sono volati. Vero. Io pensavo che... ce la farò a portare avanti 30 minuti parlando solo del Miglianico, una squadra di eccellenza. Invece la tua bravura, la tua simpatia mi ha portato così a bruciare letteralmente i 30 minuti e siamo qui. Quindi io ti ringrazio, ti devo molto per questo nostro incontro, perché mi hai fatto capire quanto è importante l'amore alla base di un progetto sportivo. Esatto, è fondamentale. Se qualcuno pensa di poter fare calcio per fare i soldi, ha sbagliato strada. No, assolutamente. Ha sbagliato strada. A tutti i livelli, è vero o non è vero? Assolutamente. E se vengono i russi, che ben vengano. Noi ci teniamo i nostri giocattoli. D'accordo. Mario, grazie di cuore per essere stato qui con noi. Grazie a Leo Di Blasio, il nostro regista, ma io vorrei ringraziare anche, se me lo consente, Nicola Mingone. Sì, ringrazio Nicola Mingone. Mi ha consentito di ritrovarti, perché poi guardandoci negli occhi ci siamo riconosciuti. Sì. 30-40 anni fa ci siamo frequentati a Pescara, Barlucchi. Ci vedevamo a Pescara. A Barlucchi per parlare di calcio. Di calcio. Allora, ci stava Galeota presidente. Esatto. Mario, un abbraccio affettuoso a te, tanti auguri per il tuo Miglianico Calcio. La Sigma non ha bisogno, perché è un'azienda che va per conto suo. Spero di riaverti quanto prima ospite in questo salottino di Violino Zigano. Leo, fai partire le note della sigla finale. Un abbraccio a voi tutti e a risentirci alla prossima puntata. Ciao. Grazie a tutti. Questo tango è da voi, ma il mio amore è lontano. Suona per me, pur se piango con te, o violino zigano.